L'idea di questa serie nasce da una considerazione che secondo me è sempre più urgente. Cosa succede se un cittadino normale, un non professionista della politica, stanco di non sentirsi rappresentato degnamente dalle persone che ha eletto, decide di scendere in campo in prima persona? Angela è un personaggio che amo tanto, tanto, tanto. Ci abbiamo messo tanto tempo anche per scrivere la storia di Angela. È una donna molto volitiva, passionale, determinata, integra. La cosa che mi sorprende invece di questa fiction è che tratta di un tema molto comune oggi. I rapporti, la famiglia, i figli, i genitori separati, genitori che fanno errori. Tu sei una madre con 3 figli, senza un marito vicino, un'operaia. E questa storia del sindaco è una follia. Se tu diventi sindaco puoi salvare la fabbrica, anzi, forse è solo da sindaco che la puoi salvare. Paolo Sciacca è un professore di matematica, le sta vicino in questa battaglia che questa donna fa innanzitutto per salvare la fabbrica dove lavora e poi questa battaglia civica, diciamo, per i diritti di tutti i cittadini di questo paese, Offidella. Allora, il mio personaggio si chiama Delfino. Potrebbe esprimere qualcosa di positivo, invece no. Ma basta, papà! Ha subito prepotenze per mesi e tu non me lo fai vedere solo perché ti sta antipatica la madre. Ma non mi sta antipatica, è solo un incapace come sindaco. Allora perché non l'aiuti, tu che hai più esperienza? È possibile che tu non puoi fare niente? Sì, forse qualcosa la posso fare. È un antagonista e un gran cattivone. Faccio un segretario comunale che si chiama Maurizio. E si schiera nettamente dalla parte di questa straordinaria donna che a furor di popolo viene eletta sindaco. Scusate, abbiate pazienza, per favore. No, abbiate, scusa, dammi la mano, vieni qua. Ci tenevo veramente tanto che ritornasse al centro della narrazione la donna, di mettere le donne protagoniste, soggetto prezioso e indispensabile di questo racconto. È probabilmente il ruolo più ricco e anche che più mi si avvicina, ecco, che più vicino alle mie corde, a un mio modo di essere, anche di pensare.